Ciao a tutti. Allora, in questo video voglio mostrarvi alcune creazioni. Sono sostanzialmente tre orecchini, tre paia di orecchini e dei fiorellini simili a questo, che è quello che avevo mostrato nel video tutorial. Questo qua che ve l'avevo anche mostrato, mi sembra, all'inizio, che è questo qua tricolore, che non è uscito molto bene, però mi accontento per essere il primo. E poi questo qua, che è quello del video tutorial blu e verde, che come vedete l'ho messo in un cordoncino avorio. Qua si vede bianco, però in realtà è avorio, che è una specie di bianco sul giallino, cioè più giallino schiarito che bianco sul giallino. E ho fatto questi nodi scorrevoli, magari vi farò anche il video tutorial, se vi interessa potete farmi un commento chiedendomi anche qualche video tutorial. Poi i fiori che ho realizzato di altri tipi sono questi. Sono 6. Allora, c'è questo qua piccolino, in realtà ce n'erano altri due così. L'unico problema è che li ho già montati in un paio di orecchini che vi mostrerò tra poco. Questo qua è minuscolo, infatti è fatto con delle Rokai 8.0. In confronto a quello del video tutorial c'è un po' di differenza. Infatti ho voluto utilizzare nel video tutorial queste perle perché così si vedeva meglio il procedimento, perché queste qua sono veramente micro in confronto a queste. Poi ho realizzato questo qua che ha 8 petali e un po' arricciato perché ho tirato molto il filo, quindi un po' arricciato, però mi piace perché fa questa specie di più, un po' ricurvo, e questi qua che sembrano gli spazzetti, sembra quasi una bandiera, cioè la bandiera svizzera. Sì, la bandiera svizzera, l'unico problema è che qua ci dovrebbe essere il bianco. Poi questo qua. La lavorazione è sempre la stessa per tutti, solo che all'inizio, alla partenza, si aggiungono più perline, oppure si aggiungono perline di altri colori o si tolgono. Questo qui è multicolor, ogni petal di un colore, utilizzati i 6 colori che avrò a disposizione di questa dimensione. Poi c'è questo qua, 4 petali, non è uscito molto bene perché si vedono i pezzi di filo, però è una prova, migliorerò col passare del tempo. Questo qua dovrebbe essere a 5 petali di un unico colore, però come vedete non si capisce, cioè sembra una semplice spirale volta su se stessa. E poi c'è questa qui che è il tricolore, vediamo se riesco a metterlo a posto, non si riesce, anche questo qua è un po' malconcio. È un fiore a 3 petali, che non sembra un fiore. E ho approfittato, siccome facevo 3 petali, di utilizzare i colori della bandiera italiana, anche se il verde dovrebbe essere un po' più scuro, però avevo solo quello. Poi, gli orecchini che ho realizzato sono appunto 3, 2 con una lavorazione diciamo sul dorato e uno sull'argentato. Allora, sono questi. Il primo è questo paio qua. Sono delle perle in vetro che ho trovato in una collana che ho comprato al mercato per 1 euro e sono veramente in vetro perché pesano, non sono leggere come quelle in plastica, quindi sono belle. Poi con l'effetto di trasparenza, avvolgendole nel filo metallico dorato, se voi le guardate da un lato, vedete anche i fili dietro, qua si vede bene che si vedono anche i fili dietro e appunto ne ho fatti due. Poi ho fatto questi qua, che hanno la classica sequenza che mi piace molto con delle perline rinascimento bianche, una verde e una bianca, e poi questo Swarovski verde che è molto carino, con delle sfumature sul giallo, limone e sul verde più scuro, anche se qua non si vedono molto bene dalla telecamera, però è veramente fantastico questo Swarovski verde. E poi infine. Questi
Sono i fiorellini verdi, li ho montati con una catenella argentata, molto semplice questo paio di orecchini, ma anche molto leggero perché queste perline non pesano tanto e la catenella sono solo 6 maglie ed è proprio una cosa minuscola perché un pezzo di catenella, come vedete, è grosso come il mio dito, quindi non è molto, molto lungo neanche l'orecchino. E questa è la monachella in argento. Tutte le monachelle che utilizzo le compro alle Merceria, che è un negozio di bistica che si trova credo in diverse città. E sulla confezione c'è scritto che sono anallergiche, io spero che sia così perché c'è un sacco di gente che non mette le mie creazioni quando gliele regalo perché dice che è allergico alla bigiotteria, quindi io spero che funzioni questa prova. Come c'è scritto, monachelle anallergiche. Spero che siano veramente così. Io, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi dei commenti e alla prossima volta. Ciao!